La sensazione, le sensazioni sono buonissime. Sesta vittoria senza prendere gol. Adesso inizia a essere qualcosa di importante, però non abbiamo il tempo di festeggiare o di pensare di aver fatto qualcosa. Resta però che stiamo facendo per me molto bene. Per me la partita siamo partiti male, male perché abbiamo aspettato. Avevamo preparato alcune cose per farli entrare da un lato per poi andarli a chiudere. Se avessimo lasciato ancora il palleggio alla Salernitana ci avrebbero messo in difficoltà, invece dopo siamo a metà primo tempo siamo andati forti, abbiamo alzato Maiello e loro hanno calciato molte palle lunghe. Sulle palle lunghe siamo forti noi dietro, sulle palle aeree teniamo botta e poi dopo siamo cresciuti anche, diciamo, a tenere la palla. Abbiamo iniziato così così, abbiamo sbagliato moltissimo e penso che la crescita di Maiello dopo 10 minuti ha fatto la differenza, perché Maiello il momento che è entrato in partita bene, per me oggi ha fatto la differenza. L'obiettivo lo vede, sta lì, poi tutti abbiamo capito che è a portata di mano, perciò tutti abbiamo qualcosa in più, ce l'abbiamo, lo vediamo, un obiettivo, e perciò sono tutti sul pezzo, perché erano ragazzi sono eccezionali, perché vedono l'obiettivo che è raggiungibile, stanno facendo di tutto per ottenerlo. Ancora è lunga, ma credo che la squadra abbia capito l'importanza e la forza che abbiamo. Stiamo parlando della Salernitana che tutti dicevano che non poteva essere nelle prime 10 e stiamo parlando del Frosinone che è stato costruito per vincere. Stiamo parlando della Salernitana a cui si chiedeva solo di onorare la maglia e stiamo parlando di un Frosinone che era riuscito a 5 vittorie consecutive senza subire gol. Stiamo parlando della Salernitana che si è presentata senza Lombardi, Dioric, Tacchi, eccetera, eccetera, Giannetti che non poteva giocare, eccetera. E stiamo parlando di un Frosinone che ha giocatori per la categoria assolutamente importanti. Quindi è evidente che gli obiettivi del Frosinone sono diversi da quelli della Salernitana. Se oggi ho sentito due parole dicendo la Salernitana è forte, ma fa piacere sentire dire questo. Probabilmente si deve anche dire, ma è evidente che ci sono dei valori completamente diversi. E in questo contesto credo che io sono soddisfatto della prestazione della Salernitana. È evidente che non potevamo essere una macchina da gol perché le situazioni che sono venute a creare, però è una squadra che è venuta a Frosinone, in alcuni momenti ha fatto la partita, ha giocato con raziocinio, ha giocato con lucidità, primo tempo ha messo nettamente in difficoltà Frosinone, secondo tempo ha subito il giusto, non più di tanto, perché ripeto non c'è stata una sola parata di Michai e tutto questo in questo contesto è evidente che ti dico quello che ho detto ai miei giocatori a fine partita, che non doveva esserci rammarico, il rammarico doveva esserci a Cittadella, il rammarico doveva esserci a Spezia. Oggi ci deve essere il rammarico per il risultato, perché se finiva 0-0 nessuno avrebbe potuto dire una sola parola. O 1-1, visto che la palla è uscita di 1 cm, ma al di là di quello ho detto che se avessimo giocato sempre così, noi avremmo molti punti in più in classifica.